Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Volume 3, capitoli 8 e 9, 13 e 17 novembre 1899. Questa mattina il mio adorabile Gesù pareva irrequieto, non faceva altro che andare e venire, or si tratteneva con me, or quasi tirato dal suo ardentissimo amore verso le creature, andava a vedere ciò che facevano e tutto si condoleva di ciò che soffrivano, come se lui stesso e non loro fosse preso da quelle sofferenze. Parecchie volte ho visto il confessore che con la sua potestà sacerdotale costringeva Gesù a farmi soffrire le sue pene per poter placarlo. E lui, mentre pareva che non voleva essere placato, dopo si mostrava grato, ringraziava di cuore chi si occupava a mantenere il suo braccio sdegnato. Ed ora mi partecipava una sofferenza ed ora un'altra. Oh, come era tenero e commovente vederlo in questo stato. Faceva spezzare il cuore per compassione. Parecchie volte mi ha detto:
Conformati alla mia giustizia che più non posso. Ah, l'uomo è troppo ingrato e quasi mi costringe da tutte le parti a castigarlo. Mi distrappa lui stesso dalle mie mani i castighi. Se tu sapessi quanto soffro nel fare uso della mia giustizia, ma è l'uomo stesso che mi fa violenza. Ahi, se non avessi fatto altro che comperare a prezzo di sangue la sua libertà, pure mi doveva essere riconoscente. Ma quello di farmi maggior torto va inventando nuovi modi come rendere inutile il mio sborso. E mentre ciò diceva, piangeva amaramente. Ed io per consolarlo gli ho detto: Dolce mio bene, non vi affliggete. Vedo che la vostra afflizione è soprattutto perché vi sentite costretto a castigare le genti. Ah, no, non sarà mai. Se voi siete tutto per me, io voglio essere tutta per voi, quindi sopra di me manderete i flagelli. Qui c'è la vittima, sempre pronta ed a vostra disposizione. Potete farmi soffrire ciò che volete, così resterà la vostra giustizia in qualche modo placata, e voi sollevato nell'afflizione che prendete a veder soffrire le creature. È stata sempre questa la vostra intenzione, di non conformarmi alla giustizia, perché soffrendo l'uomo soffrirete più voi che lui stesso. Mentre stavo ciò dicendo, è venuta la nostra mamma regina, ed io mi sono ricordata che, avendo domandato al confessore l'ubbidienza di conformarmi alla giustizia, mi aveva detto che domandassi alla Vergine Santissima se voleva che mi uniformassi. Gliel'ho detto e lei mi ha detto: No, no, ma prega, figlia mia, e in questi giorni cerca per quanto puoi di tenerlo insieme con te e di placarlo, che molti castighi stanno preparati. Continua l'amabile mio Gesù a farsi vedere afflitto. Questa mattina insieme con lui è venuta la nostra regina mamma e mi pareva che lei me lo portasse affinché l'avessi placato e pregato insieme con lei che avesse fatto soffrire me per risparmiare le genti. E mi ha detto che se in questi giorni passati non mi avesse imposta e il confessore non avesse fatto uso della potestà sacerdotale a concorrere con le sue intenzioni di farmi soffrire, molte catastrofi sarebbero successe. In questo mentre ho visto il confessore ed io subito ho pregato per lui, Gesù e la Regina Madre, e Gesù, tutto benignità, ha detto: A misura che si prenderà cura dei miei interessi, col pregarmi ed anche con l'impegnarsi di rinnovare l'intenzione di farti soffrire allo scopo di risparmiare le genti, prenderò cura di lui e lo risparmierò. Io sarei pronto a fare questo patto con lui. Dopo ciò ho fatto per guardare il mio dolce ed unico bene ed ho visto che teneva nelle sue mani come due fulmini. In una conteneva come allestito un terremoto forte di una guerra, nell'altra tante specie di morti all'improvviso e malattie contagiose. Io l'ho cominciato a pregare che sopra di me versasse quei fulmini e quasi li volevo togliere dalle sue mani, ma lui per non farmi giungere a questo ha cominciato ad allontanarsi da me ed io cercavo di seguirlo, perciò mi sono trovata fuori di me stessa. Gesù mi è scomparso ed io sono rimasto da sola. Ora trovandomi solo ho girato un poco e mi sono trovata in parti dove in questa stagione si fanno la mietitura. Pareva che là succedevano fracassi di guerre ed io volevo andare per aiutare quelle povere genti, ma i demoni mi impedivano di andare dove stavano succedendo e per succedere tali cose, e mi battevano a ciò non potessi aiutare ed anche impedire i loro artifici, ed hanno usata tanta forza da farmi retrocedere indietro. Allora, in questa sezione, in queste due sezioni che completano un po' la meditazione precedente, sono ripresi i temi della divina giustizia, della vittima immolata per placarla. Ci sono però anche degli spunti di riflessione assai interessanti, abbastanza originali, su cui converrà meditare insieme. Prendendo anzitutto atto di una cosa, ecco, senza inutili, come dire, critiche o impazienze. E queste tematiche sono frequenti negli scritti di Luisa, molto frequenti. A me sembra quasi un monito, ecco, a non essere
essere troppo frettolosi e precipitosi nel liquidare alcuni temi come obsoleti, come appartenenti ad antiche teologie o addirittura falsi o contrari alla bontà e alla misericordia di Dio, anche perché in queste sezioni si vede molto bene quanto Gesù è buono e misericordioso e come lui stesso è il primo a soffrire quando è costretto a fare certe cose che poi tra l'altro si capisce anche di nuovo, credo che fu già oggetto di meditazione precedente, la modalità, come dire, le dinamiche, i processi, ecco, con cui in atto accadono queste cose. E forse è bene partire da quest'ultimo punto. Vedete, quando Luisa si ritrova da sola e vuole andare a in loco, diciamo così, in quelle regioni dove stavano facendo la mietitura e stavano purtroppo preparandosi fracassi di guerre, i demoni glielo impediscono. E mi battevano a ciò che non potessi aiutare ed anche impedire i loro artifici. Attenzione. Quindi cosa significa? Significa che quei mali, per esempio la guerra, ma anche i flagelli, ma anche le catastrofi, questo si vede altrove negli scritti di Luisa, sono materialmente seguiti ed anche orditi dai demoni. La divina giustizia o il divino castigo non è, come dire, un atto positivo e intenzionale creato da Dio, perché Dio il male non lo fa mai, in nessun modo, ma è una permissione ai demoni di fare il male che vorrebbero, sicuramente meno di quanto vorrebbero, meno. E questa permissione però è fondata, ecco perché giustizia, in re, direbbero i giuristi, cioè cos'è che dà al demonio la possibilità di fare quella cosa? Il potere che gli danno i peccati degli uomini. Perché ogni peccato dell'uomo è un amen detto al demonio, è un passare dalla sua parte. E come ho detto altre volte, se si parte dalla parte del demonio che si è così sciocchi, il demonio, come ricompensa dei nostri amen, ci dà sofferenze, malattie e morte. Che ripeto, sono giusti. Perché? Perché siamo noi che gli abbiamo aperto le porte. Siamo noi. Ma questo vale, questo si capisce anche già pensando al peccato originale. Chi è che ha aperto le porte al diavolo? Ai nostri progenitori. Se i nostri progenitori avessero peccato, quale potere avrebbe avuto il demonio su di noi? Nessuno. Quale male sarebbe entrato nel mondo? Nessuno. Nessuno, eh? Nessun disordine di nessun tipo. Per questo che quando vediamo, allora vedete, Gesù dice qui, è il primo a soffrire, cioè che cosa è in questo contesto la misericordia? In questo contesto la misericordia è impedire ai demoni di scatenare da subito il loro furore e la loro rabbia, dando tempo e modo all'uomo con le buone di ravvedersi. Cioè di smettere con la conversione di dare potere al demonio, quindi portare tutti i peccati commessi nel sangue di Gesù perché siamo distrutti attraverso la confessione, e sottrarsi alle sue grinfie, cominciando a vivere una vita di grazia e di comunione con Gesù. Questa è la misericordia. E questo è quello che Gesù vorrebbe, che Gesù afferma esplicitamente. Sapessi quanto soffro nel far uso della mia giustizia, i castighi me li strappo l'uomo stesso dalle mani, cioè ne combina talmente di tutti i colori che se li va a procurare esattamente con le mani sue, cioè quei castighi, quegli atti cattivi, provocanti male, scatenanti mali, orditi e attuati dai demoni, anche se noi questo non lo vediamo, sono nient'altro che ciò che l'uomo si è andato a cercare con tutte le forze. E quindi noi non dobbiamo prendercela con Dio quando accadono i guai, ma dobbiamo metterci in ginocchio e ringraziarlo quando non accadono, perché per quanto dipende da noi, dovremmo stare in mezzo ai guai dalla mattina alla sera. E oggi molto più che ieri. Altra cosa, ecco.
Cosa significa? Che cosa fa la vittima? E perché la vittima? La vittima fa una cosa molto semplice. Numero uno, ama Gesù. C'è sempre questa situazione, diciamo così, di sofferenza del cuore di Gesù che si vede di cambiare tanto amore con continui schiaffi, con continui no, con continui non voglio, con continui non ti servo dall'uomo. E la vittima si mette, ecco, come vicaria universale a dire ti amo io per tutti. E poi la vittima fa la stessa cosa che ha fatto Gesù. Cosa ha fatto? Che cosa è stata la passione di Gesù? Il padre ha consentito ai demoni di scatenarsi contro Gesù e di far piombare addosso tutto il male possibile, con una piccola differenza, così capiamo anche di nuovo il meccanismo della redenzione, che Gesù, a differenza di tutti noi esseri umani, di tutto quel male che gli è piombato addosso, non se ne meritava nemmeno un'infinitesimale quantità, zero, perché era innocente. Ed ecco perché chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, perché il demonio, questo lo dicevano i padri della Chiesa, trattando in quel modo Gesù, massacrandolo in quel modo, umiliandolo in quel modo, facendolo ricoprire di sputi, di insulti in quel modo, ha abusato di potere. Per cui il meccanismo della redenzione è molto semplice. Siccome tu hai fatto del male a me abusando di un tuo diritto, tu non farai del male a coloro a cui potresti farlo per quello che hanno fatto, purché invochino il mio nome e il mio sangue. Questo i padri della Chiesa, basti leggere San Leone Magno, per esempio, su questo, o anche più recentemente Sant'Anselmo d'Aosta, sono chiarissimi nello spiegarlo. E se ci pensiamo è perfettamente logico che sia così. Allora, la vittima cosa fa? Fa la stessa cosa adesso. Quelli si sono meritati di mettersi in un mare di guai e diversi. Ci penso io. E notiamo anche la generosità di Luisa, no? La vittima è sempre pronta a soffrire a vostra disposizione, fatemi soffrire ciò che volete. Ma attenzione, qui non è, capite, non dobbiamo avere un'immagine distorta, ecco, come stava offerta nel passato, no? Perché oggi molti non vogliono sentire questi temi, perché in passato magari dicono che qualcuno presentava un'immagine di questo Dio furioso, d'accordo, che stava ad aspettare soddisfazione, che doveva essere placato dalla sua ira, cioè con questa immagine, insomma, che è chiaramente mutuata dal paganesimo, erano gli dei pagani che si comportavano in questo modo, no? Che si arrabbiavano e quindi bisognava placarli in qualche modo. Queste sono terminologie che sono mutuate dal nostro linguaggio, ma che vanno rettamente inteso, perché Gesù stesso è il primo a soffrire. Quindi, per cosa? Per le sofferenze degli uomini, capite? Voi immaginate la morsa in cui il cuore di questo uomo Dio può stare stretto, no? Allora, avete gli uomini che se fanno tutti quanti quei peccati e si consegnano nelle mani del demonio, si rendono la vita già da adesso un inferno e si vanno a costruire loro stessi sofferenze su sofferenze su sofferenze. Tra l'altro, il termine delle quali è la sofferenza eterna, la dannazione eterna. Lui questo lo sa, lo vede. E poi c'è la stretta che se lascio che i demoni gli diano una bella lezione adesso, questo produrrà altre sofferenze, d'accordo? E per quanto sta in lui, ecco la bellezza, se dipendesse da lui, se noi non fossimo così sciocchi, ma lui la sofferenza non ce la farebbe nemmeno conoscere, ma neanche lontanamente. Quindi proviamo a entrare dentro il cuore di Gesù e immaginare la stretta in cui sta rinchiuso. Ecco perché è tanto contento di queste anime. Capite? Perché queste anime gli danno veramente quel contraccambio di amore, sono in qualche modo simili a lui, rifanno quello che ha fatto lui. Cioè, ma che altro doveva fare Gesù cioè, si è preso tutte quante le nostre conseguenze delle nostre malefatte. Ha rifatto tutti quanti gli atti nel divin volere, malfatti da noi, perfettamente fatti da noi, fatti con la volontà umana, anche quando fossero buoni. Veramente, come si legge nel Venerdì Santo, dice: Popolo mio, cos'altro avrei dovuto fare? Non t'ho fatto. Ed è ricambiato in questo modo. Solo che soffrendo l'uomo, soffrirete più voi che lui stesso. Eppure l'uomo soffre, d'accordo? E soffre, ripeto, sotto questi due punti di vista. O soffre nel senso che peccando fa
fabbrica male e schifo e si espone alle angherie del demonio, oppure soffre quando queste angherie del demonio, causate esattamente dal peccato dell'uomo, si scatenano per permissione divina, ovviamente. Ed è in questo senso, solo in questo senso, che si attribuisce a Dio la causa del castigo. Questo bisogna capirlo molto molto bene. Allora, quando c'è un concetto, questo non vorrei, questa è una meditazione, non è una catechesi, però, dato che i contenuti sono quasi terminati, mi permetto di dire questa cosa. Facciamo sempre attenzione ad una cosa. Quando c'è un concetto relativo a Dio, alle cose di fede, che noi non capiamo, no? E che magari per la nostra non corretta comprensione di esso, anche se non lo sappiamo, ci ripugna, tipo il tema dei castighi, della giustizia divina, noi dobbiamo fare sempre un'operazione duplice. Vi prego, in carità, come prego me stesso, di ascoltarmi. Numero uno, dobbiamo prenderci tempo. E prenderci tempo per fare due cose. Uno, questo concetto che io non capisco e che tanto mi ripugna, è stato insegnato, creduto, divulgato nel corso della storia della Chiesa dal Magistero, dai santi, dai dottori o no? Punto interrogativo. Se la risposta è sì, mi prendo un altro po' di tempo e dire, allora qui il concetto è vero. Prima di contestarlo, o peggio ancora, se ne ho qualche potere, sia come laico che come ministro, di andarci a parlare contro, che io mi possa persuadere che non è che il concetto è falso, ma sono io che non l'ho capito bene. E quindi il problema è semplicemente, in termini di corretta comprensione di quel concetto, perché poi lo si possa credere e predicare correttamente. Questa è una cosa molto profonda, nel senso che noi dobbiamo sempre pensare che Dio è al di là di noi. Capite? Quindi siamo noi che dobbiamo stare al passo suo e che non comprendiamo tante volte quello che fa. E lui al tempo stesso non è tenuto a dare spiegazioni. Non vi è tenuto affatto. Capite? Perché la perfezione, somma, sarebbe di credere e aderire anche rinunciando a farsi le domande pur legittime, a cui lui, in verità, quando sono domande poste bene, no? Cioè, noi non possiamo andare dal nostro Signore a esigere spiegazioni o perché, perché a Dio non si chiedono i perché. Però, se uno si umilia davanti al Signore e dice, Signore mio, guarda, per esempio, il tema dei castighi e della tua giustizia, io ci credo che è così, perché, per carità, la Chiesa l'ha sempre insegnato, però, ho questa difficoltà, nel senso che un concetto di questo genere mi ingenera un'idea di te come se fossi cattivo. Per favore, mi aiuti a chiarire, mi fai, come dire, comprendere correttamente questa cosa in modo tale che non si ingeneri in me o anche in chi magari dovesse ascoltare queste cose una tale idea che sicuramente è distorta, perché tu non puoi essere un Dio cattivo, d'accordo? Ecco. Ho fatto un esempio, insomma, di una possibile preghiera umile. Questa preghiera, magari non subito, ma il Signore certamente presto o tardi l'ascolta. Non subito perché il Signore potrebbe dire, bene figlio mio, tu non lo capisci, però intanto affidati. Stai sulle spalle buone di 2000 anni di testimonianze di papi, concili, santi e dottori, quindi fidati e poi vedrai che piano piano le nebbie si diraderanno. D'accordo? E questo il Signore ce lo potrebbe chiedere per darci occasione di esercitare la virtù della fede, perché la fede cammina al buio, d'accordo? Non cammina al buio nel senso che ha la luce delle verità che conosce, ma essendo quelle verità inevidenti, non sempre le comprende bene e non sempre le coglie in tutta la loro portata, altrimenti non sarebbe più fede. Ricordiamo sempre anche l'immagine, anche questa altre volte citata, di Gesù che lava i piedi agli apostoli,
E quando arriva da San Pietro e San Pietro si oppone con un comportamento che penso che tutti avremmo almeno avuto in mente di farlo, Gesù gli dice: sta attento, figlio mio, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Quindi le cose che, cioè, capite, quando c'è un dato di fede, ma anche questo vale per esempio in tema morale, no? Noi non possiamo dire per me questo non è peccato, non si può fare. Se è una cosa che so 2000 anni che è peccato, non è che tu ti svegli la mattina e dici per me questo non è peccato. Il famoso soggettivismo e relativismo. Tu puoi dire faccio fatica a comprendere perché questa cosa è peccato. Questo è una, come dire, difficoltà legittima. Allora, fermo restando che intanto ci credo, chiedo di nuovo al Signore se è possibile. Anche perché posso interiorizzare il valore e non semplicemente agire in conseguenza di un'osservanza cieca di una legge, perché se interiorizzo il valore poi lo osserverò con più gioia, con più convinzione, con più determinazione. Allora, intanto lo osservo e mano a mano che poi il Signore nella sua misericordia e bontà mi farà la grazia di capirci qualcosa, tanto meglio, perché lo osserverò con maggiore zelo, con maggiore convinzione, con maggiore determinazione, con maggiore costanza, con maggiore fervore, tutto quello che vogliamo. Ecco, io penso che queste cose siano molto importanti. E vedete anche come la Madonna appare in questa meditazione come la madre di misericordia, dice che faccio mi uniformo alla giustizia, no, no, prega figlia mia, e vedete come anche le preghiere e le offerte determinano delle conseguenze, dice, molti castighi stanno preparati, gli dice la Madonna, prega figlia mia. E dopo gli dice, mi ha detto che se in questi giorni passati non mi avesse interposta, il confessore non avesse fatto uso della potestà sacerdotale con le sue intenzioni di farmi soffrire, molte catastrofi sarebbero successe e non sono successe. Comprendiamo? Comprendiamo anche perché agire a questi livelli, quindi sono, l'ho detto tantissime volte, quindi l'agire molto, la Madonna ha sempre chiesto preghiere e sacrifici, preghiere e sacrifici, non ha chiesto crociate, non ha chiesto rivoluzioni, non ha chiesto battaglie truculente, verbali o reali, no, ha chiesto preghiere e sacrifici. Nella divina volontà, questa realtà, quindi la realtà dell'offerta e della riparazione, se uno conosce un pochino gli scritti, è vissuta all'ennesimo livello, capite? E al massimo grado di efficacia possibile, quindi lungi dall'essere, come dire, annientata o superata, come erroneamente si potrebbe pensare, questa è perfettamente inserita. E anche se noi non lo vediamo, perché noi non sappiamo né le cose che potrebbero succedere, né le cose che magari non sono successe per un digiuno che ho fatto io. Ma guarda che quando andrai in paradiso, se tu hai fatto un digiuno, stai tranquillo che quel digiuno che stai facendo, forse anche oggi che è mercoledì, produce degli effetti benefici di grazia non solo per te, ma per molte cose che tu non sai. E tra le cose belle, perché capite, quando moriremo, non c'è soltanto la cosa brutta che il nostro Signore ci fa vedere tutto con i suoi occhi e lo vedremo, tutto il male che abbiamo fatto, senza che ci possiamo difendere, questo è verissimo. Però c'è anche il rovescio della medaglia, che se tu hai fatto qualche cosa di buono, il Signore qui te lo nasconde per evitare che tu ti insuperbisca e tante altre questioni di convenienza e di opportunità. Ah, dopo lo vedrai, eh? Dopo lo vedrai e ti rallegrerai, il Signore ti dirà grazie allora, eh? E non solo il Signore forse, perché forse ti dirà anche grazie, forse pure qualcuno che dalla luce di Dio poi lo saprà, si sarebbe trovato nei guai, forse, e non ci si è trovato a causa di quel digiuno che hai fatto, quindi, digiuno, una preghiera, un rosario, un'ora d'adorazione, un'ora santa, una veglia di preghiera, sono tante le cose, no? E questo ci aiuta a far comprendere come attraverso questo, e veramente e solo dire attraverso questo, si cambia il mondo molto più che
che attraverso le nostre parole, le nostre iniziative, le nostre azioni, eccetera, eccetera, che sono sempre azioni umane e che hanno quindi una portata, un'efficacia oltremodo limitata, limitata. Quando, delle volte addirittura non controproducente e dannosa, perché magari pur essendo in buona fede, i mali che si producono, volendo toglierne qualcuno, sono più gravi e più grandi di quelli che si vorrebbero eliminare. Bene, nostra divina, sempre Vergine Maria, attraverso di te giunga il nostro grazie al Signore che ci fa comprendere i misteri, qualcosa dei misteri della sua misericordia e della sua giustizia, e soprattutto grazie a te che sempre sei stata e sempre sei madre di misericordia. Anche noi soltanto in cielo vedremo quello che hai fatto, quanto hai fatto per noi, quante brutte cose che perfettamente meritiamo ci sono state risparmiate per la tua tenerezza, bontà e mano materna, ecco, che agisce sempre, è la prima, ecco, a fare quello che Gesù desidererebbe, ecco, di essere in qualche modo, secondo, ecco, il modo di intenderlo che abbiamo meditato, fermato, ecco, nella sua esigenza, conforme alla giustizia, di porre fine al male dilagante. Ecco, che noi possiamo imparare da te questa infinita misericordia in senso buono e corretto ed esercitarla sia nei confronti dell'amore dovuto a Gesù e sia nei confronti della pazienza e della compassione da serbare sempre nei riguardi del nostro prossimo, delle sue miserie, delle sue debolezze. Ecco, ricordando anche quanto il Signore sopporta noi, quanto tu sopporti noi e pazienti con noi. E quindi il dovere di essere altrettanto, ecco, mansueti, misericordiosi e pazienti con tutti i nostri fratelli. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.